Io sono convinto che noi dobbiamo andare in giro per il mondo, intanto a portare la realtà di quello che sta succedendo in Val di Susa, poi a fare le cose che diceva Claudio, che diceva anche Gianna, cioè tradurre quello che stiamo facendo in Val di Susa in un manifesto politico, in un discorso politico, di far capire alla gente perché oggi è senza mutande. Questo è importante. E quindi bisogna collegare la nostra lotta con la situazione internazionale, con la crisi, ricordando che sulla Luna Nuova di oggi, a pagina 2 in basso, ho visto un box che mi ha stupito. L'ANCE, l'Associazione dei Costruttori, chiede di fare le piccole opere. Li abbiamo convinti? Vogliono mettere a posto le scuole! E basta, almeno con questo progetto. I casi sono due. Ora ho capito che tanto a fare le grandi opere ci mangiano soltanto sempre i medesimi e non sono loro, oppure si sono vergognati di essere dei ladri, ma secondo me la prima ipotesi è giusta. Secondo me hanno capito che delle grandi opere ce n'è solo per la CMC e per i partiti e per le mafie, per loro non c'è niente. E allora bisogna di nuovo fare quello che dicono in 80 sempre, le piccole opere. Era già passato un po' di tempo fa una battuta del genere fatta dalla signora Matteo, che è una delle promotrici dell'Associazione degli Imprenditori Città in Val di Susa, la quale diceva non si può pensare solo al TAV, bisogna fare le cose che servono, le cose che vanno fatte, le piccole opere, ma meno male, cominciate a capire anche voi. Allora io credo che sia estremamente importante, anche perché guardate, ultimamente ho fatto un po' di turismo da qua, poco, che io sono uno che non mi piace molto andare in giro, però ultimamente sono andato e devo dire una cosa che mi ha in parte sorpreso, perché con tutta la campagna di stampa e di criminalizzazione che ci hanno messo in pista, io credevo che andare in giro trovassi delle gente che ci guardava come minimo male. Invece sono andato in giro e ho trovato un sacco di gente che fa il tifo per noi. La cosa non mi è piaciuta particolarmente, perché vorrei che invece di fare il tifo per noi aspirassero sulle braie e cominciassero a fare qualcosa anche loro. Però ho notato che più parlano male di noi, più dicono che siamo brutti, cattivi, incazzati e purtroppo tiriamo pietre, e più la gente in giro è contenta, è vero, e più la gente in giro fa il tifo, e questo non mi piace molto, ripeto, preferirei che si tirassero sulle braghe e non facessero il tifo solo perché i giornali dicono che noi tiriamo le pietre. Però l'incazzatura è talmente tanta che a vedere qualcuno che fa quello che io non ho il coraggio di fare, dicono loro, mi tiro su una costa e quindi lo applaudo. Io fossi al posto degli intelligentoni dei nostri servizi segreti che hanno inventato tutta questa baracca, mi sarei fatto un piccolo pensierino sopra. E forse la strategia che avevano usato nei primi 15 anni, cioè quelli di non parlare mai di noi,
Porsche e alla Vincente. Tutta sta panna che hanno montato ultimamente, secondo me, non è proprio che gli stia andando tanto bene. Allora, dicevo, bisogna andare in giro e spiegare le cose come stanno e riuscire a far capire alla gente che bisogna tirarsi sul pantalone e bisogna cominciare a incazzarsi tutti insieme. Senza tirare le pietre, ma incazzandosi davvero tutti insieme. Ma credo anche che sia estremamente importante stare alla clarea, andare in clarea, fare delle cose in clarea. Perché io sono convinto che è lì che gli diamo davvero fastidio. Lì gli diamo fastidio perché patiscono, soffrono. E allora la proposta di Lele è una proposta estremamente interessante, anche se è una proposta, io dico, estremamente rischiosa. Perché ne sono convinto, a 10 metri dalle reti ci gasano. Cerchiamo, chiedendo a Mercalli, di trovare un giorno che ci sia almeno o il vento o l'aria da su. Allora, cerchiamo di organizzare le cose in modo che ci sia comunque possibilmente una bella aria da sopra, perché se gli è una bella aria da sopra il gas ha lo più lure dentro. Questo è un dato fondamentale. Credo davvero che questo sia un dato su cui questa assemblea si debba esprimere. Io credo che questa assemblea si debba esprimere su due cose fondamentali. Sul fatto che tirare le pietre è un errore, tirare i petardi è un errore. Io chiedo veramente che facciamo tutti un ragionamento. Se poi sono in minoranza io mi metto da parte, tiro i remi, però io credo che sia un errore. Sia un errore e noi, non tiro i remi addosso alla gente, mi tiro in parte i remi, no, ma la verità. Allora, dicevo che ci vuole, bisogna esprimersi su queste cose, perché guardate che secondo me è un autogol continuare su quella strada. Anche se alle volte è nervoso per il livello interno. Ma questa è un'altra storia, noi dobbiamo riuscire a dimostrare che abbiamo molto al self contro. Io credo che dobbiamo esprimerci su questo tutto e dobbiamo esprimerci sul fatto che quelle reti devono essere tagliate. Ma c'è un motivo banalissimo per cui quelle reti devono essere tagliate. Quelle reti sono illegali. Quelle reti sono illegali. E io spero che Mario, se interviene, spieghi bene perché quelle reti sono illegali. Allora, cari signori carabinieri, cari signori poliziotti, che siete stati così, cara magistratura, che siete stati così solerti a denunciarci tutti perché la baita era un abuso edilizio, perché continuate a fare la guardia a un abuso edilizio? Perché continuate a stare dalla parte dell'illegalità? Ce lo dovete spiegare un giorno o l'altro. Nei tribunali c'è scritto la legge è uguale per tutti. Appunto, quasi, più o meno, sì o no, dipende se sei onorevole o meno, dipende se sei dalla parte del potere o meno, dipende se sei ricco o povero. Ok, mi
Mia nonna diceva alle folle un cascapresci ancora il giusto alla giustizia. Nonna Maria ha ragione. Però il dato è che noi dobbiamo batterci perché queste cose non succedano. E noi dobbiamo anche batterci perché l'illegalità è molto ampia e sta andando avanti. L'Italcoce è fallita e continuano a correre voci che il gruppo Gabbia assorbirà l'Italcoce che è fallita, comprerà debiti e crediti e faranno loro i sovrappassi della ferrovia con i dovuti aumenti ovviamente di compenso, revisione prezzi dovuti a tanti problemi eccetera eccetera. D'altronde il gruppo Gabbia, il quale ha come stemma la pinna dello squalo, avete presente quella bella pinna di squalo blu che c'è sull'autostrada, sulle strade, sul camion, sul trasporto latte, su di tutto. Loro sono tremendi, occupano tutti gli spazi che riescono a occupare, tutti poter guadagnare sui poveri. Allora, sembra che questa sia la prossima avventura, cosa che succederà. E così riusciranno come gruppo Gabbia, senza aver fatto nessun appalto, a subentrare nel caos. Riusciranno a subentrare alla Maddalena. E questa è una cosa che noi dobbiamo riuscire a impedire denunciando queste cose, che non sono prove provate, sono voci che circolano, ma le voci che circolano è bene farle venire sempre a galla dicendo che sono voci. E il procuratore generale Caselli, invece di preoccuparsi tanto del Malox, dovrebbe preoccuparsi molto di più delle infiltrazioni mafiose in doppio petto, in giacca e cravatta, che stanno succedendo esattamente in Valle di Susa attorno alla Valle del Pan.